siamo in difficoltà con questa, con questo problema delle, delle mascherine, compagni positivi, e quindi c'è sempre il rischio di tornare in DAD, e insomma. Uscite scaglionate alle 13 con le 14 all'Istituto Peano di Firenze, ma come hanno vissuto questa prima giornata di scuola dopo le festività è quello che abbiamo chiesto a insegnanti e studenti. No. Avete preferito lunedì magari rientrare? Sicuramente. Preferivamo se insomma avessero prolungato questa vacanza, però diciamo che siamo rientrati e per fortuna siamo in presenza, non in DAD. Molto tranquilla, le classi, una classe c'era tutta la componente studente, altri no, con quindi didattica a distanza, quindi parziale, e, però si riprende e vediamo come va. Insomma, la giornata sicuramente col sole aiuta anche per tenere le finestre aperte. La presenza di voi studenti e insegnanti com'è stata? No, sì, c'erano molti, molti assenti, molta gente che è in quarantena, molti ragazzi positivi, in tutte le classi abbiamo chiesto, anche nella nostra, eravamo in 10 ad esempio, e la situazione diciamo che non ci aiuta al momento. Dal punto di vista dell'organico di voi insegnanti invece? Lo stesso, molte mie colleghe sono, alcune anche gravemente malate, infatti sono un po' scioccata. Ora tornerò a casa e telefonerò, manderò dei messaggi alle mie colleghe perché stanno male. Io sono al Peano, dove le regole sono rispettate in maniera drastica e giustamente rigida, ma crediamo nel prossimo, crediamo sicuramente in quelle che sono queste regole che ci danno l'opportunità di rispettare le distanze, quindi di stare attenti ovviamente. Tre erano in quarantena, i prof c'erano tutti, fatto piacere. È stato molto piacevole rivedere gli studenti, però purtroppo erano pochissimi e molti si sono collegati con la DAD, via computer, e quindi siamo un po' preoccupati, diciamo, soprattutto noi over 50. Le preoccupazioni ormai sono 2 anni, nel bene o nel male siamo tutti un po' preoccupati. Forse c'è una luce lontana e non bisogna arrendersi, c'è un proverbio che credo dica non ti arrendere mai, perché potresti farlo un'ora prima del miracolo, no? Quindi teniamo duro. Un giorno come sempre sarà.